Dottore Bonanno, abbiamo parlato tanto di, appunto, di questi device, giusto, che sono questi apparecchi, ma dice che si possono anche collegare in parte alla tecnologia di oggi, no? In parte si possono collegare anche al televisore, allora, in che senso? Allo smartphone, eccetera, eccetera. Il senso è che ovviamente la tecnologia in tutti i sensi, un gioco di parole, corre ad una velocità stratosferica e di conseguenza oggi, mentre l'apparecchio acustico funzionava precedentemente ai tempi dell'analogico, quando serviva soltanto prendere un segnale sonoro, elaborarlo ed amplificarlo, oggi siccome l'essere umano comunica a 360 gradi e oggi la nostra vita è condizionata prevalentemente dallo smartphone, senza di quello non viviamo, possiamo uscire di casa senza portafoglio ma senza smartphone non si esce, e quindi la comunicazione per tutti, anche per il nostro nonno che deve parlare con i nipoti, necessita di una comunicazione. Prevalentemente oggi assistiamo che il soggetto dice: ma io devo parlare al telefono. E allora la tecnologia, la nanotecnologia, il computer, che oggi sono racchiusi dentro questi device, si connettono in maniera eccellente con questi dispositivi, a tal punto che non assistiamo ormai soltanto ai ragazzi che camminano per strada e sembra che parlino da soli perché hanno questa comunicazione con gli auricolari via Bluetooth. È vero. Ma esattamente, adesso assistiamo anche a questi personaggi che attraverso gli apparecchi acustici, mentre arriva la telefonata, si connettono allo smartphone, per cui questi apparecchi riescono a rispondere, no, parlano e ascoltano. È una cosa molto bella, devo dire, da detta lavori, io amo la propria effettività uditiva. Noi siamo abituati ad ascoltare soltanto da un lato, ma proviamo ad ascoltare anche una conversazione bilateralmente, è come se avessi il paziente davanti, la persona davanti, no? Quindi con gli apparecchi acustici la telefonata l'ascolti bilateralmente ed è una cosa veramente gradevole.